Ben ritrovati, gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In apertura parliamo di tassa di soggiorno in regione, ci sono incassi a quanto pare davvero boom. A fine 2019 il gettito addirittura raddoppiato rispetto allo scorso anno, nonostante una stagione, quella più bella, altalenante. Ma sentiamo che cosa davvero ha cambiato questo boom, questo, cosa è dovuto questo boom della tassa di soggiorno nel servizio di apertura del nostro telegiornale. Anno di quasi raddoppio per le casse dei comuni friulani che hanno applicato la tassa di soggiorno. Nel 2019, grazie ai turisti che sceglieranno e hanno scelto il Friuli Venezia Giulia come meta delle loro vacanze, si incasseranno a fine anno circa 4 milioni e mezzo di euro, praticamente il 48,2% in più rispetto ai 3 milioni di euro dello scorso anno. Un quasi raddoppio milionario, quello della tassa stimato dalla fondazione Think Tank Nord-Est, dovuto anche ai nuovi comuni che quest'anno hanno introdotto la tassa come Duino Aurisina, Forni a Voltri e Ravaschettolo, mentre Trieste, Sauris e Arta Terme l'hanno introdotta nel 2018. A diversi milioni incassati saranno quindi in totale 9 amministrazioni e nella classifica degli incassi il comune a far man bassa, incassando il 38% del totale, è Trieste, che passa dai 750.000 al 1.710.000 dell'anno in corso. Al secondo posto Lignano con il 35,8% del totale e 1,6 milioni di euro di gettito, 100.000 in più rispetto al 2018. Segue Grado con il 22,4% del totale del Friuli Venezia Giulia, pare 1 milione di euro e 300.000 in più del 2018. Al quarto posto con 60.000 euro Duino Aurisina, che ha applicato per la prima volta la tassa. Al quinto c'è Aquileia, l'unico comune che incasserà meno dello scorso anno, passato dai 48.000 del 2018 ai 42.000 del 2019, con lo 0,9% del totale. Segue ancora Forni a Voltri, che incasserà 23.000, Sauris 20.500 euro, Arta Terme con 15.000 euro. In coda c'è Ravaschettolo, che avendo appena introdotto l'imposta non ha ancora previsto quale potrebbe essere il gettito nel 2019. Nel complesso i maggiori incassi non debbono ingannare, ha spiegato il presidente della fondazione Think Tank Nord-Est, Antonio Ferrarelli, perché per buona parte sono dovuti al crescente numero di comuni che hanno applicato la tassa, prosegue Ferrarelli. Il 2019 potrebbe infatti risultare un anno di non eccezionale in termini di presenze per alcune località, soprattutto per quelle che nel tempo hanno faticato a restare competitivi sul mercato globalizzato del turismo. Le risorse per recuperare questa competitività ci sono, arrivano da questa tassa che strategicamente va usata per progetti utili e concreti, a cominciare dal potenziamento autostradale che dovrebbe agevolare l'arrivo dei turisti soprattutto sulle coste e non frenarli con code e tempi di percorrenza biblici. Ora parliamo invece di boschi regionali, ci sono ben 27 itinerari per scoprirli, con tutto questo con i forestali nel corso di un loro compleanno. Sentiamo. Assessore Zagner, una nuova iniziativa Cammina Boschi FVG, sia in digitale che in cartaceo, celebra i 50 anni del Corpo Forestale. Certo, questa è una ricorrenza che, come si suol dire, cade nel momento giusto, perché abbiamo fatto anche la scelta di celebrare questi 50 anni, ma attraverso qualcosa che sia fruibile e che sia interessante per la nostra collettività regionale, ma perché no in senso più lato per l'intera collettività. L'idea di valorizzare quelle che sono le nostre aree rurali, aree forestali, dei percorsi naturalistici, ma anche in contesti dove l'azione umana si vede e si vede qual è l'effetto che l'azione umana del passato ha generato sulla conformazione di questi territori, è il modo anche per rendere onore a un territorio che oggi è così perché c'è una storia che lo ha generato. È un modo anche dove con il cuore i nostri operatori del Corpo Forestale hanno fatto la scelta degli itinerari che vengono proposti, ma ci hanno messo anche il cuore nel momento in cui hanno declinato quelle che sono le caratteristiche di un territorio. Io sono convinto che è un lavoro estremamente interessante, coinvolgente, che appassionerà sia le persone che normalmente sono già sensibili a questo tipo di attività all'aria aperta, ma anche quelle che leggendo le nostre pubblicazioni o accedendo alla web app avranno uno stimolo in più per avere un contatto con il territorio della nostra regione. Quindi si abbina la valorizzazione della regione, delle proprie risorse,
con una proposta, perché no, anche di tipo turistico, perché comunque può essere un interesse aggiuntivo rispetto a tutto quello che già c'è all'interno della nostra regione, e si fa sistema mettendo sia la parte cartacea sia la parte digitale a disposizione di chiunque abbia interesse ad averne copia oppure di chiunque voglia accederne. Questo credo sia il massimo che noi possiamo fare oggi, dicendo anche che siamo sempre disponibili, interessati a qualsiasi forma di collaborazione con chi nel nostro ambiente normalmente opera, per sviluppare al meglio quello che il nostro territorio naturalmente offre. E a proposito di turismo, andiamo a Trieste, una città che sempre più è alla ricerca di nuovi turisti, turisti che non mancano, ed ecco che allora Trieste si fa bella e si mette in vetrina. Un servizio proprio per andare a vedere che cosa pensano del capoluogo regionale. Da dove venite? Biella. L'impatto della città cosa vi sembra? L'impatto è stato bello, c'è stata un'accoglienza all'ufficio turistico bello. Ottima. E adesso visitiamo città. Salve, da dove venite voi? Da Torino. Da Torino. Vi piace la città? Avete visitato già qualcosa? Sì, molto. Siamo stati alla Basilica e poi qua per il centro storico, Piazza Unità e poi andremo al Castello di Miro a Mare oggi pomeriggio. Molto ordinata, pulita, tenuta bene e molto caratteristica. I come from Poland. Do you like Trieste? Yes, very like. It's similar to Venice. For me. Just this. This is good. Sunny. È bella, molto chiara, fa anche il sole, fa caldo, pensavamo già in realtà. È bella architettura, per quello che abbiamo potuto vedere finora. Stiamo guardando un po' gli itinerari, sì. Molto bella e dobbiamo scoprire ancora tantissime cose, siamo arrivati solamente ieri, quindi da visitare sicuramente, da scoprire. Abbiamo avuto una buona impressione, siamo stati al Castello di Miramare stamattina e adesso stiamo visitando il centro e sembra una città organizzata, pulita, oggi non tanto caotica tra l'altro. Molto bella, fa molto caldo però insomma, basterà. Cosa avete visto già? Ma abbiamo iniziato solo oggi il giro, quindi abbiamo iniziato qua direttamente dal centro, da questa piazza, e abbiamo girato un po' il centro città. Parliamo anche dell'inquinamento del mare, a parte dalla regione un progetto proprio per l'educazione ambientale per cercare di salvare il nostro mare. Solo la Giunta oggi approva un progetto che servirà per la sostenibilità ambientale, soprattutto marina. Sì, a mare Friuli-Venezia Giulia dà il nome, un progetto che è rivolto a pulire il mare, soprattutto della plastica, il 95% dei materiali che si depositano, ma anche tutti gli altri, coinvolgendo un po' tutte le associazioni, la capitaneria, l'autorità portuale, e i pescatori, i sommozzatori, insomma un po' tutti quelli che il mare ne usufruiscono per lavoro o per diporto. E quindi andremo a promuovere quello che è l'educazione ambientale, coinvolgendo anche chi lo sta già facendo, come Mauro Pellaschier con la carta smeralda degli Yacht Club Costa Smeralda, ma cercheremo di fare anche in salsa adriatica un progetto simile, di andare a coinvolgere un po' tutti, soprattutto i giovani, su quello che è l'educazione ambientale e soprattutto quello che è la salvaguardia del nostro mare. Non solo, chi come pescatori prenderanno del materiale plastico nel mare, oggi la norma non prevede appunto un corretto smaltimento e questo appunto progetto va in questo senso, affinché chi trova plastiche le possa conferire negli appositi appunto contenitori, che oggi è un po' lasciato alle iniziative del singolo, quindi adesso sarà una cosa organica in tutta Friuli-Venezia Giulia, ma soprattutto andremo anche a premiare chi andrà a fare una cosa del genere, quindi il pescatore non avrà solo il fastidio e l'educazione civica di portare a riva, ma avrà anche dei certificati premianti per la loro attività e non solo loro. Quindi un progetto a 360 gradi di educazione ambientale per la salvaguardia, e anche perché le plastiche, oltre a uccidere gli animali, appunto i pesci che sono nel mare, vanno anche a essere ingeriti e quindi poi alla fine del ciclo li andiamo a mangiare noi. Quindi è una cosa molto molto interessante, ma soprattutto una vera rivoluzione culturale per quanto riguarda la salvaguardia del mare e del suo habitat.
Ora andiamo a Fernetti. Pizziventi ha parlato dell'interporto di Fernetti, che è collegato comunque a Cervignano, quello di Cervignano, interporti che tra l'altro stanno davvero crescendo, godono di buona salute e tra l'altro senza fondi pubblici, proprio ai fondi delle stesse società. Sentite. Assessore Pizziventi oggi ha visitato l'interporto di Fernetti, ha parlato delle sue potenzialità, ma anche delle potenzialità dell'area di Cervignano. Assolutamente sì, Fernetti è uno degli interporti più importanti della nostra regione, che ha poi anche, si riversa su Cervignano, quindi sono molto legati, e quindi lo sviluppo di Fernetti vuol dire lo sviluppo di Cervignano e viceversa. Quindi oggi sono venuto a vedere di mia persona per capire cosa vuol dire questa realtà, una realtà estremamente importantissima, grandissima, molto complessa anche nella gestione. Faccio complimenti a chi la sta gestendo, perché sta investendo cifre proprie, quindi una realtà su cui bisogna assolutamente puntare e tenere in considerazione. Forti investimenti fatti però con i bilanci della società. È quello che dicevo un attimo fa, questo è una cosa un po' diversa rispetto agli altri. Ci sono fondi pubblici, ma sono pochissimi, quello che viene ricavato invece dalla società viene reinvestito, quindi ne fa onore a chi la sta gestendo, perché con soldi propri riescono a non solo a gestire, ma anche a investire su infrastrutture nuove. Una società pubblica che porta anche ricadute sul territorio con investimenti sul personale e sulle assunzioni. Ecco, io dico sempre che il fine ultimo non sarà quello, e non è quello di investire di più per fare maggior magazzini, maggiori uffici, ma quello di dare occupazione alle persone probabilmente del nostro territorio. Quindi io sono contentissimo che ho sentito che in un anno e mezzo c'è stato quasi il raddoppio del numero degli addetti della società dell'Interporto. Questo fa ben sperare anche per il futuro. I nostri servizi, i nostri live li trovate sulla pagina Facebook di Media 24. Ora ci fermiamo con questa edizione, torneremo con le altre nel corso della programmazione. Rimanete con noi, buon proseguimento con i nostri programmi. Alla prossima!